Ciao amico, è stato molto bello. Possiamo andare qua? Se mi metto tipo... Non lo so, ci sarà sicuramente qualcosa da fare, ma non ho idea di cosa. Non mi sembra che l'altro vestito sia fatto così. Vabbè, non importa, andiamo. Pare che siamo arrivati quasi alla fine, di questo pezzo. Nel frattempo andiamo a vedere cosa c'è qua dietro, perché qualcosa da fare c'è sicuramente. Uno specchio. Ok, questo qua ti porterà in un altro mondo. Mondo che probabilmente non abbiamo ancora scoperto. Ed è per questo che... Ma se gli mettiamo il cappello a... No, vabbè, ma... Allora, mi sa che dall'altra parte potrebbe esserci una luna. Qui, ecco qua. Qua mi sembra più luminoso, no? Ok, il cuore va sempre bene. E io cosa devo fare con sto coso adesso? Con sta statua di gesso? Devo andare fin lì. Ovviamente indietro con questo non ci posso tornare. Oh, è lento come la morte sto coso. Senti, non posso farci niente. Andiamo un attimo qua. Tutta sta roba qua posso romperla tranquillo, tranquillo. Qui dovrebbero arrivare i Brudas. Ok. Ah, loro due da battere assieme? O ce n'è solo una? Ah, ok, perché bisogna batterli tutti e due volte e gli altri li abbiamo già battuti due volte. A meno che invece nell'altra arena non ci sia l'altro da battere. Cosa molto plausibile. Ok, devo fare lo devo proprio sbatterglielo in faccia. Ah, lancia sta roba. Ah no, sono queste che devo sbattergli addosso. Te, bionda maledetta. Aspetta un attimo, perché queste qua gliele posso anche tirare addosso se non sbaglio. Ma devo prenderla. Vabbè, io adesso con tutta sta lava me la posso mettere veramente nel naso. Porca di una miseria. Presa! T'ho proprio schiantato, vieni qua. Anfamona! Vieni qua, vieni qua. No, che sfiga, di poco. Toh. Toh. E vai. Un'altra rompipalle fuori dalle balle. E mo devo rompere. Devo rompere l'altra statua uccidendo l'altro. Guardalo lì come arriva tutto convinto. Questo non mi ricordo più cosa faceva però. Dai, vieni giù, va. Panzone. Ah, questo è quello che tira i tre cappelli. Dai, quando hai finito, mi fai un favore. Ah, questo glieli devo togliere così. E poi tira. Ok. Pensavo peggio. Però vedi che poi tira via i cappelli. Adesso dovrei trovare il cappello giusto. Dove si nasconde lui? Fondamentalmente penso che sia lì. E invece no. No? Dai, 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 dai. Aspetta, che lui si sbatte per terra adesso. Riprendiamoci il cuore. Ripigliati una capocciata e vai. Ah! Niente, non so dove sia. È lì. Dai, 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 dai. Ammazza! Brutto. Maledetto. Toh! A cagare. E anche questa è fatta. Ok, prendiamo sta runa e andiamo avanti. E lì mi sa che si arriva al castello di Bowser. Parababam. Ok, altro ponte allungato. Resa dei conti al castello di Bowser. Sai che bello quel pezzo lì da fare con l'uccello Padulo. Ma cosa c'è? Abbiamo finalmente raggiunto la corte principale. Principale che fa rima con... Esatto, proprio dove ce lo prenderemo noi adesso. Allora, di qua, niente. Questa è acqua. Una volta che vado a finire in acqua... Piamo Zenaluna!
Potevo mai immaginare che non ci fosse una luna qua sotto? Queste sono le tipiche carpe giapponesi. Non sbaglio. Guarda che belle. Ti fanno male queste, non penso. Non sono nemici, sono amichevoli. Andiamo. Le monete. Qua sotto cosa ci sarà? Andiamo a vedere un attimo. Ci saranno delle monete del luogo sicuramente. Oppure sicuramente non ci sarà una ceppa da prendere. E infatti, scusa a voi se vi ho disturbato. Vediamo se l'uccello. Ah, ci può. Ci fa salire di qua. Non ho visto in realtà se c'era. No, questo qua sarà un. Facciamo un passaggio segreto. Ok, si può. Bella, stai tranquillo. Ah, ok, cioè il passaggio lì da aprire. E dai però, mettiamoci di dritti così. Ah, devo aspettare che esca. Ok, perfetto. Ah, il cuoricino è sempre. È sempre gradito. No, no, ho saltato. Pensavo che ci fosse qualcosa di là. Potessi tirarla giù, ma invece no. Ok, vediamo un po' di qua cosa c'è. E dai bro, salta. Mortacci tua. C'è Todd esploratore. Cosa vorrà mai? Dai, che palle. Dai, cosa vuoi? Sono proprio io, Capitan Todd. Ho deciso di lasciare un attimo da parte della mia spedizione e dedicare il tempo alla ricerca di energia. Ah, ok, quindi questo qua devo pagarlo. Oh no, mi dà una luna così? Bravo. Sei meno stronzo di quello che pensavo. Ok, qua me la sono rischiata, ma qua sotto non c'è nulla, quindi possiamo andarcene via di qua. E andiamo un po' a vedere cosa dobbiamo fare. Questi cosi qua distruggono i blocchi. Perfetto. Allora, vieni qua, zio. Vieni. Grazie, è stato un piacere. Non potevo aspettarmi di meglio. In un blocco del castello. Mazza che culo però, ragazzi. E lì sotto? E lì sotto? Che fama ne abbiamo? Ma certo che la prendiamo. Vediamo solo di non farci uccidere da ste bombe. No, 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 no. Che palle. Ecco dove era la difficoltà per fare sto pezzo. Il corridoio sotterraneo è nascosto. Anche questa è andata. Andiamo di qua dove ci butta. Oh! Lo sapevo, lo sapevo. Però ragazzi, ho visto un'altra luna, che facciamo? Non la prendiamo? Anzi, no, forse non ho visto una luna. E qualcosa l'ho visto. Veramente, c'era solo questo qua? Possiamo tornare là? Andiamo a vedere cosa c'è. No, ho sbagliato. Ok. Sopra c'eravamo saliti, a me non mi sembra, eh. Ok, non c'eravamo saliti, monete qua. Sono solo queste. Scusatemi, ho visto qualcosa di strano. C'è un tubo. Ma ah, che gara, facciamo così che facciamo prima. Ma devo stare lì, devo andare di qua, di là, a destra, a sinistra. Vai, va. Mamma così. Dove mi farà andare questo? Fa scendere qua sotto e vado a finire dove? Ok. Non l'avevo vista quella. Però va benissimo. Per tornare indietro, l'uccello non ce l'ho più. Che peccato, che peccato. No! Non è consigliato rotolare sui tetti. Queste cose te le insegnano già da piccolo. Possiamo andare. Oh, non avevo manco preso questo. Non vi rendete conto? Lì non ci si può andare perché è veleno qua sotto. Però ci si può appendere. Mortacci tua! Devo prendere l'uccello Padulo. Padulo, vieni qua. Ne vai a cagare, vai. Ma che figo sto pezzo! Che figata! Lì sotto cosa c'era da prendere? Non so, però io faccio così. Che bis del chi? È andata ancora abbastanza bene, è andata. Ammazza che culo! Anche a sto giro me la sono salvata abbastanza bene. No! Sono proprio pirla. Va bene che sono pirla. Posso dirlo? Sclero.
Cosa ha fatto? Il salto più lungo? Va bene, dove dobbiamo andare? Ah, aspettate che ho visto un buco. Io ormai ero già convinto che ci fosse una stella da una luna da prendere, e invece. E invece proprio per nulla. Ok, queste sono quelle invisibili. Quanto vi dà fastidio che la lascio lì quella? E non la prendo, la lascio lì. Ok, cosa c'è di qua? Non nulla, non importa. Mortacci tua. Ok. Andiamo a vedere dall'altra parte cosa c'è, perché sono sicuro che qualcosa possa esserci di qua. Che figata. Ok, ho perso l'uccello. Mario, ho perso l'uccello, Mario. Non importa, perché siamo riusciti a venire fin qua. E fin qua non c'è una emerita fava. E vabbè, pazienza. Ce ne faremo una ragione. Mario, corri. Che siamo arrivati al fondo, mi sa. Siamo proprio arrivati alla fine di questa cosa. Andiamo di qui. E lì ci vuole il pertugio. Ok, siamo passati qua dietro, ma qua dietro non serviva nulla. Ci sono sti infami che ti rompono le balle. Vediamo un po' se c'è un uccello da qualche parte qua. C'è lo padulo. No, non mi devo, che mi devo fare tutta la strada con l'uccello. Che gran palle. Vabbè, ho detto con cosa faceva rima reale, no? E quindi posso neanche aspettare un'ora e mezza che compaia l'uccello qua. Dai, forza, che non sia tempo qui. Dobbiamo andare in fretta. Ok, adesso possiamo andare tranquilli, dritti filati qua dietro e distruggere tutto quello che troviamo. Beccare il pertugio vuoto. Tac e tac. E però, manco centrare un buco. No, non riesco più a centrare il buco. Veramente? Tutto sto casino per due monete. Ah, era qua il buco da centrare. E infatti fatto tutto sto gran casino per una luna. Mali morte. Ok, andiamo. Ci sarà da scontrarsi con Bowser? Ah, vi ricordo che siamo solo al secondo incontro con Bowser. Nei vecchi Mario ce n'erano tre, eh? Da quello che ricordo io. Quindi siamo a malapena a un po' più di metà del gioco. Bowser, scappi come un coniglio? Te ne vai? Non ci affronti? Mazza che codardo. Stiamo andando sulla luna per sposarci. Alla faccia. Ce la fa, ce la fa. Ce la fa. Mazza che sberla che ti sei preso. Ma un occhio nero non te lo sei mai fatto nella vita, Mario. Tutti i pugni che hai preso. Cos'è successo? Ah, uno dei Brudals. Due dei Brudals. Tre dei Brudals. Quattro dei Brudals. Mazza che infami. Ci mancava soltanto più Mazinga Z qua. Eh vabbè, allora. Ma che famo? Dimmi che devo tirargli. Ok, allora adesso sì. Allora adesso me lo puoi dire che gli devo tirare quello. Ah, le zampe così io devo tirare. Va bene. Non sembra essere così difficile. Guarda che cade, guarda che cade. E dai però. Andare a trovare un cuore, devo andare a trovare. Ah, sono un demente. Non ho capito. Ora ha tipo la forma di un dado sto coso. E quindi basta che vado a colpire quello che sta sopra. E poco per volta li faccio tutti. Vedi, 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 vedi. E uno è saltato via. Mazza, che c'è vento che non si muove così? Sì, vabbè, ciao. Prima che mi pigli. Sei lento come la morte. E quindi non mi fai una ceppa. Stavo scherzando. Andare a prendere la pietra laggiù. Dai, corri, uccellino. Piglialo sto cuore, però. L'ha devastato così, poveraccio. Sbagliato. Preso.
Dai, però muoviti queste bombette, su, non ci abbiamo tutto il giorno. Le svitte. Oh, è caduto dalla parte. Ah, mi dire che devo anche cercare di colpire la parte giusta. Ciao sfigato. Vai, a cagare pure te. Quindi lì è morto, lì è morto. Oh, farò cadere all'indietro, farò cadere in avanti. Vai, 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 vai a sbattere come un pollo. Cos'è sta roba? Preso. Ehi, biondina. A cagare. Colpo solo, perché secondo me l'avevo già massacrata prima. Non c'è una pietra. Non c'è una pietra, per prendere un po' di vita, che c'è un po' nel culetto. Via, 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 via. Via. No, 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 io sti cose. Ma basta! Questi cerchietti della fava. Guarda te, guarda te, guarda te. La va la spacca. Ma che tunnel che io ho fatto. Altro che messi. Porca miseria, ma posso essere così sfigato? Che palle, tutto da capo adesso. Non ho voglia. Ma perché? Perché sono così sfigato? Dai, salta, va. Vabbè, devi tirarmi l'uccello però. Tirami l'uccello, poi ne riparliamo. Bella cosa, vero? Vabbè, ma non capire male. Mi deve tirare l'uccello perché in effetti uccido solo più sto boss. E via. Dai, vediamo se adesso mi fai del male, che ho capito il tuo trucco, brutto infamone. Vieni, vieni. Ed è di nuovo andato giù come un pollo. Facciamo in fretta. Ok, è andato anche lui. Dai, quanti ne mancano ancora? Due. Una sta su in cima, l'altro sta lì dietro. Adesso si mette a correre come un pollo. Vieni, va. Ah, merda, sei lento. Posso dirlo? Qualcuno si offende. Dice merda, papà, merda. Oh, basta con sti cerchietti, mi hai rotto le palle. Dai, dai, dai. Adesso non te l'ho più fatto tunnel, mortacci tua. Ehi, biondina. Siamo di nuovo alla resa dei conti, eh. Vai. Ho fatto la fine della capra che era. Ma vai a cagare te, i cerchietti di Sailor Moon di merda. Dammi un cuore. È lì il cuore, è lì il cuore, dammi il cuore. Ma guardate dove mi lancio le bombe, sto stronzo. Sto stronzo. Oh, sti Brezzal andati a male, mi hanno rotto le palle, posso dirlo? Dai! E dai però, ma che cacchio! E toh, c'è ancora... L'uccello in mezzo alle palle c'era. E detta così non è bella. Però è quello che è successo. C'era l'uccello in mezzo alle palle, che ti devo dire? Guarda che adesso ci muoio di nuovo, eh. No, 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 no. Devo andare a prendere il cuore, devo andare a prendere il cuore. Eh sì, devo andare a prendere il cuore perché sennò ce l'ho nel chi. Dammelo, 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 dammelo. L'uccello te lo puoi tenere, il cuore me lo puoi dare. È andata, è andata, è andata. Abbiamo messo a capretta. Ciao Brutals. Toi a cagare. Ci vorrà tanto. Insomma, zinga dei poveri. Boom. Abbiamo spedito Gundam sulla luna. Con fuochi d'artificio annessi. È stata una bella festa. Luna tripla per noi. Prendiamola. Andiamo a vedere quale sarà il prossimo regno. E ci vedremo al prossimo giro. Allora dai, famo sta cosa alla veloce. Resa dei conti al castello di Bowser. Luna multipla ottenuta. Vediamo un po' la scenetta adesso. Va bene. Ci mancava così poco e invece ci siamo lasciati scappare Bowser, che è fuggito a zampe levate sulla luna. Possiamo seguirlo a bordo della Odyssey. Ah, possiamo comunque andare direttamente sulla luna. Bellissimo. E effettivamente abbiamo riempito tutte le cose qua.
179 l'una, mica cacio e pepe. La Odyssey funziona a pieno regime. E direi che era anche ora. E quindi ci toccherà andare sulla Luna al prossimo giro. Seguiremo fino al Regno della Luna. Perfetto. Ragazzi, direi che ci salutiamo qua. E ci vediamo al prossimo video con sempre Mario Odyssey. Ciao a tutti, grazie. Alla prossima. Ciao.